sto registrando per Liberi TV. Perché manifestate oggi? Noi manifestiamo perché non ci stiamo più alle violenze che succedono in continuazione sul nostro territorio di stampo fascista. Noi manifestiamo perché dobbiamo ricominciare a chiamare le cose con il loro nome, perché non deve essere più normale che le persone, dei ragazzi della nostra età vengano picchiati per strada solamente perché si definiscono antifascisti, che poi l'antifascismo è un valore costituzionale e noi ce lo stiamo dimenticando. Noi manifestiamo perché vogliamo ricominciare dalle scuole, perché qui ci sono i collettivi di Arrighes, La Priola e Ancomazio. Siamo tutti qui e vogliamo ricominciare dalle scuole perché dobbiamo ricreare una cultura antifascista che ormai si è persa. Non possiamo lasciare che parlino solamente loro in una città come Ostia, in un municipio come Ostia, che è afflitto dalla mafia, che è afflitto da interessi personali, che è afflitto dai balneari. Noi andiamo contro questo, andiamo contro Casa Pound che si affilia agli Spada, all'Idroscalo solamente per avere più voti. Noi andiamo contro il dilagare di un'ignoranza che vuole creare una zona grigia dove noi non sappiamo più quali sono i nostri valori di fondo, non sappiamo più quali sono i valori che guidano il nostro agire quotidiano. Che vuole denunciare le tantissime violenze che sono state fatte in questo territorio e soprattutto è una manifestazione che vuole denunciare una modalità fatta di controllo del territorio, una modalità fatta di favori, una modalità fatta di attività politica svenduta ai poteri forti di questo territorio. Libertà e civiltà stanno bene insieme. Solidarietà contro la violenza. Contro la violenza, insomma, ognuno ha diritto di andare in giro senza pericolo. Fascistelli del terzo millennio non avevano fatto i conti con questo
è un territorio meticcio, è un territorio solidale, fatto di gente che si alza alle 5 del mattino per andare a lavorare a Roma. E allora oggi in piazza c'è